La luce dei lampioni ti accompagna a casa. L'arte usata per lanciare un messaggio ai più giovani, per riflettere sul tema della violenza contro le donne. Erano tantissimi i ragazzi delle scuole pavesi presenti al cinema Politeama per la mattinata organizzata dal Comune di Pavia e dalla rete interistituzionale territoriale antiviolenza. Un appuntamento pensato per coinvolgere gli studenti, ma anche per parlare del ruolo dei centri antiviolenza. In sala sono stati letti brani tratti dal libro Risveglio di una donna di Filomena Creta. A chiedere scusa, 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 quando non avrei dovuto, a soccombere, quando avrei dovuto ribellarmi e a soffrire, in silenzio, senza che alcuno potesse aiutarmi, e ad autoconvincermi che ero io quella che veniva vessata, quando l'altro mi voleva convincere del contrario. La violenza contro le donne è un fenomeno culturale, ha sottolineato l'assessore alle pari opportunità del Comune di Pavia, Mara Torti. Per questo serve sensibilizzare tutti i cittadini, partendo proprio dai più giovani. Come amministrazione comunale, prosegue Torti, vorremmo però organizzare un progetto nei prossimi mesi che coinvolga anche le famiglie. Noi abbiamo invitato le scuole superiori, l'abbiamo fatto in questa occasione, in occasione della 25 di novembre, ma l'abbiamo fatto anche nel corso dell'anno col progetto Città di Pavia BAF 2023. Sempre rivolgendoci ai ragazzi delle scuole superiori per parlare di parità di genere da tanti punti di vista, fra cui anche quello del fenomeno della violenza. Ritengo però che l'attenzione nei modi giusti, con un'adeguata formazione degli educatori, debba essere rivolta anche ai ragazzi più giovani, a partire dalle scuole di infanzia. E ritengo anche, in questo contesto in cui la formazione è molto importante, che ci serva la formazione degli educatori, ma ci serva anche rivolgerci e coinvolgere le famiglie, perché i presupposti educativi diventano sempre più difficili da affrontare, quindi è in animo per me di poter organizzare nel più breve tempo possibile, in collaborazione eventualmente con l'università, un progetto che possa interessare anche le famiglie.